Ciao Jujitsers, ben ritrovati, oppure se è la prima volta che capitate sul mio canale, ciao, benvenuti. Io sono Giuliana, pubblico nuovi video ogni lunedì e venerdì, perciò se non l'avete ancora fatto iscrivetevi per non perderne nessuno. Oggi vorrei fare un video un po' diverso dal solito. Vi mostrerò infatti come realizzo il mio trucco di tutti i giorni, che è esattamente questo che vedete. Niente di sconvolgente, anche perché se seguite il mio canale già lo saprete, non sono un'esperta di make up, mi limito a fare del mio meglio e quindi non definirei assolutamente questo video un tutorial, quanto piuttosto un modo per farvi vedere in azione i miei prodotti preferiti di questo momento. Alcuni li avrete già visti nei miei video, appunto, dei prodotti preferiti del mese oppure nei miei beauty haul, ma questa è appunto, come dicevo, l'occasione per mostrarveli in azione. Vi mostrerò anche come cerco di dare un senso ai miei capelli, un senso molto relativo di decenza, quando non sono appena fatti e appena arricciati. Questi sono i capelli che ho lavato e arricciato ieri. E quindi ci saranno anche due prodottini per la cura dei capelli. Se voi siete pronti, io direi di cominciare immediatamente, quindi preparatevi a dare il benvenuto alla me stessa di circa 20 minuti fa struccata, non vi spaventate, e cominciamo. Ok, pronti? Partenza? Via! Cominciamo dalla base. Il mio fondotinta di riferimento di questo periodo è il Silk Cream Moisturizing Photo Edition Foundation di Laura Mercier. Mi piace perché è leggero da stendere e idratante, ma offre comunque una buona coprenza e ha un'ottima tenuta. Per applicarlo uso il mio fidato Beauty Blender che ho precedentemente bagnato e strizzato. Prelevo un po' di fondotinta dalla mano e lo stendo picchiettandolo sulla pelle in modo da ottenere un finish omogeneo e naturale. Step 1, fatto! Ora passiamo al primer occhi. Il mio preferito è l'Eyeshadow Primer Potion di Urban Decay nella colorazione Eden, perché uniforma le palpebre e fa durare il trucco occhi molto più a lungo. Lo stendo con le dita e ne applico un po' anche sotto agli occhi come base per il correttore. Parlando di correttore, eccolo qui, il mio adorato Collection Lasting Perfection. L'ho scoperto qualche mese fa, ma ne sono già innamorata, perché ha una texture perfetta, nasconde le occhiaie e aggiunge anche un tocco di luce. Per questo lo stendo non solo sulle occhiaie, ma anche ai bordi e sul dorso del naso, sulla fronte e sul mento. Poi uniformo il tutto con il Beauty Blender. Ora che la base è fatta, fisso il tutto con la cipria Ambient Lighting della Hourglass in Dim Light, che stendo con il pennello della Zoeva 106 Powder. La cipria della Hourglass è perfetta per ottenere un look luminoso perché è leggera, brillante e non stopposa. Per dare un po' di profondità al viso, che al momento è piuttosto piatto e slavato, uso la terra della Hourglass, la Ambient Lighting Bronzer in Luminous Bronze Light. Ho scelto questa terra perché, proprio come per la cipria, non è opaca e mi permette di creare profondità aggiungendo al tempo stesso un tocco di luce. Per stenderla uso il pennello 127 Luxe Sheer Cheek della Zoeva, che è leggermente angolato e perfetto per lo scopo. La applico sull'incavo delle guance, sulle tempie, sulla fronte e sul collo. Ok, è il momento di passare alle odiatissime sopracciglia. Per riempirle e ridefinirle uso il Goof Proof Brow Pencil della Benefit. Da un lato ha un pettinino che mi aiuta a domare un po' le sopracciglia e sull'altro lato c'è la matita angolata con la quale stendo il prodotto andando a riempire le zone meno folte. Sapete cosa si dice delle sopracciglia? Che sono sorelle e non gemelle, perciò non incaponitevi nel tentativo di renderle uniche. Io 9 volte su 10 finisco con due sopracciglia completamente diverse, proprio come oggi, ma tant'è, si fa quel che si può. Per aggiungere maggiore definizione uso l'Ink Liner di Kat Von D nella colorazione Hemingway. Sì, lo so, è un eyeliner, ma il pennellino è sottilissimo e mi permette di aggiungere dettagli, ed essendo waterproof rimane intatto tutto il giorno, quindi perché no? Eyebrow dance time, è ruggito senza motivo e via che si prosegue.
Ora che le sopracciglia sono più o meno a posto, passo al trucco occhi. E qui fa la sua apparizione la mia palette di ombretti preferitissima, la Modern Renaissance di Anastasia Beverly Hills. La adoro! Come base uso il color Tempera, che è un rosa chiarissimo opaco, e lo stendo su tutta la palpebra con il pennello Shadow Smudge di Sephora. Dopodiché uso il colore Buon Fresco, un rosa antico più intenso, e lo applico sulla palpebra mobile. Per creare profondità scelgo poi il colore Venetian Red, che stendo nell'angolo esterno dell'occhio e nella piega della palpebra, usando il pennello 231 Petit Crease della Zoeva. Wow, non spaventatevi, devo ancora sfumare gli ombretti. Non li lascio così, state tranquille. Prima però applico ancora un po' di Love Letter sulla piega della palpebra per aggiungere maggiore profondità. Ok, è il momento di sfumare il tutto e per farlo uso il pennello 227 Luxe Soft Definer della Zoeva e dai ed è sfumatura! Sfuma, 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 sfuma. E voilà! A questo punto aggiungo il colore Primavera, che è un bel dorato intenso, e vado a stenderlo con un pennello tondo della Zoeva, che non so più assolutamente identificare perché è saltata la vernice con il nome. In ogni caso applico il color oro nell'angolo interno e sotto l'arcata sopraccigliare. Poi, sempre usando il pennello 227 Luxe Soft Definer di Zoeva, applico un leggero tocco di Venetian Red subito sotto gli occhi e lo sfumo. Sono a posto con gli ombretti, posso passare all'eyeliner. Ed ho scelto il Tattoo Liner di Kat Von D nella colorazione Trooper perché è semplicemente spettacolare. Si stende in un secondo ed è pigmentatissimo e poi dura tutto il giorno. Ovviamente l'ultimo passaggio è il mascara. Il mio preferito del momento è il Lash Sensational della Maybelline, che grazie al suo applicatore panciuto e curvato allunga e volumizza le ciglia in un istante. Vamo là, che differenza, eh? Ok, il trucco occhi è fatto, ora passiamo al blush. Al momento sono semplicemente ossessionata dal Cushion Blush Subtil della Lancôme nella colorazione Splash Coral, un bel rosa corallo delicato e luminoso. Per applicarlo uso il pennello 187 della MAC. Dab dab dab, dab 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 e voilà, il gioco è fatto! Come ultimo dettaglio aggiungo un po' del mio illuminante preferito, lo Champagne Pop di Becca, che stendo con il pennello Pro Airbrush Concealer di Sephora sugli zigomi, sotto l'arcata sopraccigliare, sopra le labbra, sulla punta del naso e sul mento. E zac, dai ed illuminante, va che zigomo scolpito! Manca solo più un passaggio e poi il trucco sarà finito, ovvero le labbra. Per prima cosa le delineo con la matita della Make Up For Ever, la Aqua Lip, che è waterproof, nella colorazione Beige Naturel. Dopodiché stendo al di sopra l'Everlasting Liquid Lipstick di Kat Von D nel colore Double Dare, che è una sorta di nude leggermente più scuro del colore naturale delle mie labbra. Super matte e a lunga tenuta, ed è anche piacevole da portare perché non secca le labbra e non le fa tirare. E voilà, il trucco è finito. Ora è il momento di dare un senso a questo cespo di insalata che chiamo capelli. Innanzitutto tolgo l'elastico per rivelare tutta la bellezza di questa chioma leonina. Come dicevo all'inizio del video, questi sono i miei capelli del secondo giorno, cioè li ho lavati ed arricciati ieri e questo è l'effetto dopo averci dormito sopra e averli tenuti legati.
Per domarli e aggiungere un po' di texture uso il Dry Texturizing Spray della Oribe, che profuma divinamente, non ingrassa i capelli e li rende più vaporosi. Poi per aggiungere lucentezza ed eliminare l'effetto crespo uso l'olio capillare della Way. Bastano poche gocce che vado a massaggiare prima sui palmi delle mani e poi stendo sui capelli in modo omogeneo. E voilà, questo era il mio trucco di tutti i giorni, semplice, molto portabile, facile da realizzare perché non c'è niente di strano o di troppo tecnico, perché come dicevo all'inizio non sono assolutamente un'esperta. Spero che però vi sia piaciuto vedere come utilizzo i prodotti e soprattutto quali sono i miei prodotti preferiti del momento, quelli che utilizzo davvero tutti i giorni. Se questo video vi è piaciuto, come ogni volta, io vi invito a cliccare mi piace in modo che io possa capirlo. Se non l'avete ancora fatto, ovviamente iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Vi ricordo anche che sul mio blog troverete altre immagini del trucco finito insieme alla lista di tutti i prodottini che ho utilizzato, con eventuali link per acquistarli online o più semplicemente per saperne un po' di più e conoscere i prezzi. E ovviamente il link al mio post dedicato è nella info box qui sotto. Per oggi è davvero tutto, io vi mando un bacione gigantesco e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Woo!